Buonasera, tre punti importanti per il Parma, adesso che si consolida nelle zone alte della classifica, però parlando della partita, oltre ai due gol del Parma, poi fare il gioco mi sembra che sia stato in mano la velina. Buonasera a tutti, credo che nell'economia di tutta, nell'arco di tutta la partita, credo che il risultato sia giusto, perché ci sono state diverse situazioni dove avremmo potuto anche fare altri gol, mi viene in mente anche soprattutto nel secondo tempo. Credo che siamo partiti forte, dove abbiamo sfruttato una circostanza di situazioni di palle inattive, magari difficoltà iniziali di una squadra. È chiaro che poi l'Avellino si è rifatto sotto, come è giusto che sia quando gioca in casa, sfruttando anche magari un ambiente che spinge, però credo che alla fine i ragazzi sono stati bravissimi a portare a casa un risultato fondamentale, riportando in campo le stesse armi dell'Avellino, quello della determinazione, quindi un plauso ai ragazzi, perché non era semplice. Lo dimostra il fatto che questa è la terza sconfitta che fa l'Avellino in casa, quindi vuol dire che ha fatto qualcosa di importante. Ha risponderato alcuni giocatori che non ci aspettavamo, come Manzocchi, Carillà, che era tanto che non giocavano. Sono scelte in proiezione, diciamo, anche da Pasquetta o... Ma io, come ho già detto prima della partita di Foggia, devo fare delle valutazioni che mi permettono di vincere ogni singola partita, ma considerando il fatto che ci sono tre partite ravvicinate, quindi nel momento in cui ci sono giocatori che stanno bene, quando dico che meriterebbero tutti di giocare, perché lo penso veramente, e sia per la partita del Foggia sia la partita di oggi, sta a dimostrare che quello che dico è vero, che quindi è merito dei ragazzi che si fanno trovare pronti. È stato l'Avellino che nei primi 25 minuti non si è presentato proprio in campo, dove è stato posto il Parma in prima del subito facile. Credo che gran merito è dovuto a come è partita la mia squadra, no? Perché comunque sapevamo che inizialmente era fondamentale l'approccio alla gara per non cercare di ricreare quell'entusiasmo che poteva diventare pericoloso in un ambiente come quello di Avellino, sfruttando magari anche delle difficoltà iniziali da parte di entrambe le cose, però quello che mi preme fare è sottolineare e da fare i complimenti principalmente ai miei ragazzi. Con Novellino non è successo tra me e Novellino assolutamente niente. Per quanto riguarda la motivazione dell'allontanamento di entrambi, non lo so, perché io quando sono uscito dal campo di fianco al direttore sportivo De Vito, quindi che stavamo parlando tranquillamente, quindi sulle motivazioni non posso rispondere perché non so le motivazioni. Però con Novellino non è successo assolutamente niente. Questa era una delle domande. L'altra cosa invece è il Parma finalmente è anche 5, perché magari ha iniziato molto forte, poi ha avuto qualche problema, però è riuscito a controllare la partita, pratico diciamo. Diciamo che dopo il doppio vantaggio, secondo me inconsciamente qualcosina abbiamo mollato e abbiamo fatto qualcosina un po' con superficialità, non con la massima attenzione come siamo partiti. Però c'è da dare merito anche, ripeto, all'Avellino, perché di fronte abbiamo una squadra formata da ottimi giocatori di categoria. È chiaro che nella circostanza del gol si poteva far meglio sotto l'aspetto della determinazione, e poi nel momento in cui si subisce gol e magari si inizia a avere un po' timore, no, del fatto di portare a casa un risultato, però credo che poi analizzando il secondo tempo penso che il risultato sia più che giusto. Mister, ci può dire se effettivamente a gennaio Ngawa era nel mirino del Parma? Ma per quanto mi risulta, io con il direttore posso dare delle direttive, degli indirizzi, ma non faccio mai dei nomi dei singoli, quindi per quanto riguarda me non ho mai fatto il suo nome, però non posso sapere se il direttore aveva incanalato questa trattativa. È un commento sul calciatore? È un buon giocatore, è chiaro che poi spesso e volentieri sono l'andamento della squadra, no, che valorizza o meno il valore del singolo, quindi però su questo giudizio credo che sia più opportuno chiedere a Novellino, che allena tutti i giorni, che sinceramente dare delle valutazioni su delle singole partite è un po' difficile, comunque ha delle qualità importanti. Guardando la classifica dell'Avellino, non si parla della sua squadra, però un suo parere, un suo consiglio, insomma, la situazione è difficile appunto da ideare, cioè, un momento molto
Ma io sinceramente non ho visto né i risultati né la classifica, però credo che l'Avellino ha una struttura che può tranquillamente raggiungere l'obiettivo che è quello della salvezza. Adesso io non so sinceramente l'obiettivo iniziale quale potesse essere, però credo che ha tutte le qualità per raggiungere questo obiettivo, dovuto anche ad un fattore campo, ripeto, perché oggi è vero che l'Avellino ha perso, però credo che è la terza volta, quindi vuol dire che il fattore campo è un fattore campo molto importante. È difficile da affrontare. Però mi dice perché questa sera ha un'espressione che non sembra quella di un allenatore che ha vinto una partita importante? Perché mi dà molto fastidio il fatto di essere stato allontanato dalla panchina, una situazione che è un aspetto che sto cercando di curare, perché comunque penso che bisogna sempre portare al massimo rispetto per la terna arbitrale. Però, come le dico, il dispiacere di essere stato allontanato, il dispiacere ancora di più per non sapere il motivo. Ci può confermare però che dalla tribuna si vede meglio la partita? Sicuramente. Almeno quello. Quello sì.